Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. Il saggio, scritto dal conte Joseph de Maistre nel 1809 e pubblicato a Pietroburgo ed a Parigi nel 1814, rappresenta una delle espressioni più compiute di letteratura controrivoluzionaria in un periodo dominato dai furori giacobini e dalla dittatura dei lumi. Non è un trattato sistematico di filosofia politica, scrive nell'introduzione il professor Roberto De Mattei, ma un saggio rivolto contro una determinata categoria di avversari, i fabbricatori di costituzioni a tavolino, gli ideologi rivoluzionari che, disprezzando la lezione della storia e dell'esperienza, avevano preteso di elaborare un modello puramente astratto delle strutture sociali e politiche. Opera dunque dove l'autore non si limita a una reazione polemica, ma risale alle cause più lontane, penetra le conseguenze ultime, arriva a riscoprire il valore positivo di elementi la cui verità maggiore non è soltanto polemica, ma può e deve essere più ampiamente riconquistata. De Maistre procede dall'esperienza viva, risale alle cause più lontane e scorge le conseguenze ultime degli eventi, arrivando a riscoprire il valore positivo di elementi la cui verità maggiore non è soltanto la polemica, ma può e deve essere più ampiamente riconquistata. Il realismo filosofico che caratterizza qui il pensiero dell'autore conduce attraverso l'opera delle circostanze a cogliere l'intervento della provvidenza che stende la sua mano misericordiosa. Solo dalla legittimazione morale e religiosa la politica e il diritto traggono illuminazione per vivere bene secondo giustizia. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.